Buonasera. Questa sera da Faggiano prosegue la nostra settimana della donna, organizzata dalla rete Educarci per Educare, su iniziativa di Zonta Club Taranto e del Comitato per la Qualità della Vita Taranto, in collaborazione con i comuni di Manduria, Quale e Capofila, Faggiano che stasera ci ospita, Pulsano, Sava, Grottaglie ed Avetrana. Per giungere alla fine del percorso, in questo incerto e periglioso periodo, gli organizzatori tutti hanno dovuto destreggiarsi tra mille ostacoli, attenzioni e doverosi limiti che purtroppo la pandemia ci impone. Infatti, questa serata era prevista con la presenza fisica di piccole donne che intervistano giovani donne politiche. Non si è quindi ritenuto opportuno che tali presenze contemporanee ci fossero e date comunque, voglio dire, le ristrettezze di cui siamo a conoscenza. Abbiamo quindi pensato di sfruttare le tecnologie per non alterare il contenuto della serata stessa e allo stesso tempo salvaguardare la salute di tutti. Le giovani intervistatrici hanno inviato loro video, mentre le nostre giovani donne politiche interverranno su piattaforma digitale. Sfida questa sicuramente non facile e vorrete quindi sin da ora perdonare qualche incertezza dovuta, lasciatemelo dire, dal bello della diretta. Ora invito la vicepresidente Antonella De Marco, vicepresidente dello Zonta Club di Taranto, a dare il tocco di campana. Grazie. E invito tutte le presenti ad alzarci in piedi per la lettura del Credo Zontiano. Quali membri appartenenti a Zonta International confermiamo la nostra fedeltà allo spirito di servizio a favore degli altri, della nostra città, della nostra nazione, del mondo intero. Ci impegniamo a collegarci e a procedere uniti verso intenti comuni, contribuendo ciascuno con la propria individualità e le proprie risorse. Riconosciamo fondamentale il valore dell'amicizia tra noi e della solidarietà fra quanti ci sono idealmente vicini. Confidiamo che, dovunque siamo ed operiamo, ci accompagnino sempre la dirittura morale, la generosità e la forza della speranza. Intendiamo diffondere gli ideali zontiani attraverso azioni coerenti e concrete. Ci proponiamo di prestare la nostra opera al di là di interessi personali o di parte, ma con il fine esclusivo di contribuire a migliorare la condizione umana in tutte le fasi della vita e sotto ogni cielo. Grazie. Ora, dopo questa iniziale presentazione, passo la parola al padrone di casa, in questo caso al vice sindaco, Piera Fragnelli. Buonasera a tutti, benvenute. Vi porto i saluti del nostro sindaco Antonio Cardea, che stasera non è potuto essere qui con noi in quanto nella giornata di ieri si è vaccinato e purtroppo oggi accusa qualche normale sintomo dovuto al vaccino. Pertanto vi fa i suoi saluti, lui che tanto si è prodigato e si è impegnato perché questa giornata di celebrazione per la donna avvenisse anche quest'anno, nonostante la pandemia che stiamo attraversando, seppur in maniera ristretta, con il distanziamento sociale, con i dispositivi di sicurezza e senza pubblico, ma purché anche quest'anno celebrassimo la donna. Abbiamo così aderito al, come diceva poc'anzi, al progetto Educarci per Educare, a cui hanno aderito quasi maggior parte dei comuni del Tarantino. Il comune capofila quest'anno è Manduria, che ringrazio, che ha visto celebrare la donna nella società in tutti i suoi ruoli, nella donna nella politica, la donna nella famiglia, la donna nella sanità, nel lavoro, nella scuola. E a noi stasera tocca, tra virgolette, celebrare la donna nel mondo della politica. Volevo passare adesso ai ringraziamenti e ai saluti. Saluto per primo il Comitato per la Qualità della Vita nella persona del Presidente Carmine Carlucci,
l'associazione Taranto Club Zonta, nella persona della vicepresidente, l'avvocato Lella De Marco, che da sempre negli anni con noi ha stretto una forte collaborazione per le tematiche dell'importanza della tematica della donna e contro la violenza della donna, sulla donna. Volevo anche ringraziare il liceo artistico Calò, che so averci omaggiato con un bellissimo dipinto su tela che ritrae la pittrice Frida Kahlo, e non da ultimo la nostra assessore Maria Airò, che tanto si è prodigata perché questa serata venisse anche nella nostra cittadina e anche noi potessimo ospitare questa serata. Grazie, grazie Assessore, grazie a tutti. Come dicevo poc'anzi, a noi spetta stasera, la penultima serata, trattare la tematica della donna in politica. Mi piace tanto il titolo, Piccole donne in politica, forse perché un po' evoca il nome del celebre romanzo. Chi di noi non ha letto da piccoli il romanzo di Mary Alcott, Piccole donne? Mi piace forse anche l'aggettivo usato in termini anche di modestia, perché no? Non è, è recente una indagine condotta dall'Associazione Nazionale dei Comuni, ANCI, nella quale viene rilevato come stia aumentando il numero delle donne che rivestono oggi il ruolo di primo cittadino, ma che, se visto in termini assoluti, è ancora al 15%, cioè soltanto il 15% dei sindaci è donna. Il dato aumenta se, pensiamo alle donne che rivestono ruoli, cariche istituzionali, politiche, perché questo è dovuto ai risultati che si sono avuti per via delle iniziative che si sono raggiunte in questi anni, le cosiddette quote rosa. Però purtroppo l'ANCI rileva un fenomeno che rispecchia quello che è nel mondo sociale e lavorativo mondiale. La presenza in percentuale delle donne rispetto agli uomini è inversamente proporzionale al ruolo che rivestono. Cioè, più si sale nella scala gerarchica dei ruoli e più la donna tende a scomparire, diverso, inversamente proporzionale, la donna è più presente nella fascia più bassa della scala gerarchica. Questa pandemia sicuramente non sta facendo altro che peggiorare la situazione, e c'è qualcuno che addirittura asserisce che la pandemia rischia di portare via decenni di conquiste, di battaglie che le donne hanno vinto nel corso degli anni. Sicuramente i giovani e le donne sono la parte più colpita di questo periodo, e perché hanno perso il lavoro, perché alle donne ancora compete, spetta il compito della cura, soprattutto per chi adesso è in periodo di lockdown, i bambini non vanno a scuola e quindi si devono dedicare ai bambini e anche chi versa in uno stato di fragilità, tra cui anziani e persone deboli. Però io questa sera volevo portarvi giusto un piccolo esempio positivo, visto che magari molto spesso portiamo dei casi negativi. Io volevo portarvi un piccolo esempio positivo della buona politica che è nella mia amministrazione per quanto riguarda le donne. So che posso sicuramente è lo stesso intendimento dell'assessore Airò. Noi siamo state accolte dall'amministrazione in maniera, come dire, gli uomini della nostra amministrazione ci hanno accolto, non ci hanno mai fatto sentire piccole, hanno sempre creduto in noi perché credono nelle persone capaci, anche se sono donne. Pertanto non vivono di manie di protagonismo o di smania di successo, del potere, di volersi mettere in mostra, e sono gli uomini che ci spingono, ci portano avanti, facendo anche loro un passo indietro purché noi entriamo, purché noi entriamo nel vivo della politica e delle tematiche. Pertanto il mio augurio stasera è che ciascuno di voi possa nella vita, in qualsiasi ambito,
incontrare uomini come questi, uomini che cedono il passo, che fanno un passo indietro, purché la donna sia con loro, purché la donna li affianchi e siano allo stesso livello. Grazie e buon proseguimento di serata. Ringrazio il vice sindaco Piero Fragnelli e adesso passo la parola alla vicepresidente dello Zolta Club Taranto, la dottoressa Antonella De Marco. Buonasera a tutti. Questa sera io mi sento un po' a casa, che come diceva prima Piero è dal 2013 che collaboro con il comune di Faggiano. Un po' tramite la mia presenza nel Comitato per la Qualità della Vita, un po' tramite la mia presenza in Zonta Club. Con una o con l'altra associazione, il Comune di Faggiano, devo dire la verità, ha sempre risposto alle istanze delle associazioni. Lo Zonta Club, che come dicevo ieri si impegna per la propria mission a realizzare la parità di genere nel mondo, e sottolineo nel mondo perché come sottolineavo ieri sera, in una globalità in cui il 40% della forza lavoro è donna e solo il 21% delle istituzioni è donna, il gap è veramente elevato. E quindi impegnarsi per rimuovere gli ostacoli che ab inizio minano le possibilità femminili dell'ingresso nelle istituzioni, nelle aziende, nei ruoli chiave per la gestione del, per la gestione del degli affari, della vita pubblica e delle leggi, è importante. Perché dicevo ab inizio? Perché il compito non può essere, quello almeno di un'associazione, quello di promuovere o solo quello di promuovere leggi, ma deve essere quello di promuovere una diversa educazione. E quindi la più importante mission di Zonta Club è appunto quello di educare al rispetto di genere. Proprio in quest'ambito il progetto Costruire la cultura del rispetto, che abbiamo portato nelle scuole e che ha visto un grosso successo dal 2013 ad oggi, è la chiave di volta per cambiare un po' l'atteggiamento delle nuove generazioni verso l'approccio alla diversità di genere. Ora, girando le scuole, perché questa poi è stata l'esperienza più bella di Zonta, cioè non abbiamo solo portato le nostre idee e il nostro contributo, ma abbiamo ricevuto idee e contributi da parte dei bambini, da parte dei ragazzi, delle ragazzine soprattutto. Ci siamo resi conto che forse noi dovremmo interrogare di più le nuove generazioni su ciò che vogliono, su ciò che si aspettano, su come vogliono interagire. Francesca, devi chiudere l'audio, grazie. È l'assessore Vigiano che, come tutte le donne in questo periodo, si districa tra mille cose e quindi il suo intervento, l'intervento della sua bambina capita proprio a fagiolo stasera. Dicevo, chiedere alle nuove generazioni che cosa si aspettano che noi facciamo per loro. E soprattutto noi ci siamo resi conto che le ragazze, se da una parte vivono le loro libertà che le nostre mamme hanno voluto, ci hanno regalato, vivono le loro libertà come un dato acquisito e quindi molte volte tendono anche a sottovalutarle, a darle per scontate come dato acquisito, come se nessuno gliele potesse togliere, dall'altra parte non hanno la minima idea che l'eguaglianza scritta
nelle carte, sulla legge e nella nostra società civile è un'uguaglianza formale, ma non un'uguaglianza reale. E quando si renderanno conto di questo, ci chiederanno: ma voi che siete un po' più grandi, che cosa avete fatto perché noi poi potessimo veramente usare le conquiste delle vostre madri? Quindi diciamo che noi siamo un po' la generazione di passaggio tra coloro che hanno lottato per i diritti delle donne, parlo dell'Italia ma parlo anche del mondo, e coloro che verranno dopo di noi, che si aspettano un mondo diverso e che ci richiederanno conto non solo di quanto abbiamo fatto per conservare quei diritti acquisiti, ma per quanto abbiamo fatto per renderli effettivi e reali. Quindi chiedere loro che cosa vi aspettate da noi, qual è il mondo a cui volete aspirare, è una domanda che ritengo fondamentale. Altrimenti il nostro agire diventa solo un parlarci addosso, perché oramai, come dico spesso, la nostra vita di adulti in un certo senso è definita, può migliorare di poco, può peggiorare di poco, ma nel suo insieme è definita. È la vita delle nuove generazioni che non lo è, è su quelle, sui prossimi 20 anni che dobbiamo costruire. Quindi questa serata, Piccole donne in politica, nasce proprio da questa idea, dall'idea di proiettare il nostro agire di queste sere in cui ci siamo chiesti quali sono le nostre difficoltà nelle aziende, quali sono le nostre difficoltà nell'integrazione, quali sono i nostri diritti, quali sono le priorità della scuola, perché proprio la scuola educa le future generazioni. Ma a un certo punto chiediamoci, queste nuove generazioni, a cui in fondo è rivolta questa settimana della donna, che cosa si aspettano che noi facciamo per loro? E quindi nasceva questa iniziativa, questa serata proprio dedicata alle bambine, alle piccole donne che crescono, e messe naturalmente a confronto con giovani donne che in politica ci sono. Zonta Club ha anche un famoso riconoscimento, un premio che si chiama Young Woman in Affairs, che è un riconoscimento alle giovani donne tra i 15 e i 19 anni che brillano nella vita sociale, nel volontariato, proprio per invogliarle a percorrere la strada della politica. Perché un altro problema che noi donne abbiamo, e qui c'è un bellissimo contesto di giovanissime amministratrici, e due consigliere del Comune di Taranto, Annalisa Adamo e Francesca Viggiano, collegate su Zoom. Un altro problema che noi donne abbiamo è che è difficile per noi dire sì alla politica. Quante volte è successo che qualcuno abbia bussato alla porta di una donna impegnata nel sociale, impegnata nella professione, gli abbia chiesto di partecipare alla vita politica e si sia sentito rispondere un no, ma non no perché sono donna, attenzione, un no perché in un certo senso, a un certo punto, la politica spaventa e spaventa più le donne degli uomini. E quindi spingere giovani ragazze, bambine, giovani donne a entrare nella vita civile, nel volontariato, nelle associazioni e perché no anche nella politica, perché la politica è effettivamente la base della società attiva, della società che si muove, è dalla politica che vengono le proposte, che vengono le leggi, è dalla politica che viene tutto l'assetto del nostro stato sociale.
Quindi invogliarle a fare quel cammino, invogliarle prima, farle appassionare prima, farle innamorare prima e non relegarle semplicemente anche in un ruolo bellissimo come può essere un ruolo professionale, un ruolo che ti spinge verso una carriera, perché la politica alla fine dei conti deve diventare una politica al femminile, soprattutto in questa sfida che ci sta per saltare addosso con tutta la sua forza, che è la sfida della post pandemia. Sentiamo parlare spesso di sviluppo sostenibile al femminile. Perché? Perché evidentemente c'è un connubio, c'è una sensibilità che prima non si era colta e che adesso forse è arrivato il momento di cogliere. Grazie. Ringrazio Antonella e adesso passo la parola al Presidente del Comitato per la Qualità della Vita, dottor Carmine Carlucci, che in questo caso interviene in videoconferenza. Si è perso il collegamento? No. Eccolo qui. Eccolo qua, benissimo. Okay. Grazie, buonasera a tutti. Devo dire che è stato insieme a Anna Maria Lavigne, perché il comitato per la qualità culturale ovviamente ha ai vertici l'uomo e la donna, sottoscritto e Anna Maria Lavigne. Dico, questi giorni siamo stati protagonisti tutti quanti, e in particolare noi del Comitato per la Qualità della Vita, per la prima volta in una rete. Quando nel 1990 noi abbiamo istituito la Mimosa d'Argento, l'abbiamo istituita perché? Perché volevamo uscire dallo stereotipo della festa della donna. E in realtà in questi 31 anni non abbiamo fatto altro che ribadire questo concetto, ma lo abbiamo fatto anche attraverso una serie di interventi, di ricerche finalizzate a coniugare tutti gli aspetti dell'universo femminile, tutti gli aspetti dell'universo femminile non giunto dall'universo maschile, che l'impegno che noi abbiamo cercato in questi 31 anni di sviluppare è quello di realizzare per davvero la parità di genere. E realizzare la parità di genere significa e deve significare la condivisione, l'omogeneizzazione uomo-donna, una dimensione che evidentemente deve essere la dimensione della persona umana. Bene, la settimana della donna abbiamo costruito, e io ieri l'ho ribadito a Cussano, in realtà questa è un'intuizione di tre donne, Antonella De Marco, Anna Maria Lanete e Lenza Piburzo, ovviamente con il contributo significativo dell'assessore Andrea Mareggiò. La settimana della donna quindi in realtà vuole essere la possibilità di uscire anche ulteriormente dallo stereotipo della singola iniziativa per realizzare invece un mosaico, oserei dire, di interventi e di riflessione, però vedono protagoniste nello stesso tempo l'uomo e la donna. Antonella nel suo intervento
vento brillantissimo sia ieri che oggi, in realtà ha voluto mettere in evidenza la necessità che da bambine, quello vedremo nel sondaggio che è stato curato da Anna Maria Lanieve e da Antonella, se le dobbiamo dire così come sono, ovviamente, perché, e questo è un altro aspetto importante, dicono, poi vedremo nel sondaggio quello che è già anticipato Antonella, cioè rendere le bambine sin da piccole protagoniste di obiettivi anche nel campo della politica. E questo è giustissimo, è importantissimo, ma io penso che il messaggio che in questa settimana della donna noi abbiamo cercato e stiamo cercando di lanciare anche con riferimento a quello che è avvenuto 25 anni fa a Pechino, la famosa conferenza internazionale dove due donne furono protagoniste, Michelle Obama e la Clinton, in realtà il riferimento a Pechino ci ha portato e ci porta a dire a declinare i diritti delle donne e noi a noventù aggiungeremo delle bambine in un'ottica però in cui gli uomini rendano conto, noi uomini ci rendiamo conto della necessità che la donna sia protagonista. Devo dire che in questi ultimi molto, non dico come nel vedere nella formazione del nuovo governo la corsa alle poltrone da parte dei uomini e i contentini che sono venuti poi da parte dei partiti nei confronti delle donne con il sottosegretario. Questo ovviamente è un fatto estremamente negativo. Ecco allora che la settimana della donna essere i 365 giorni della donna, in realtà deve spingere le ragazze a sentirsi protagoniste, spingere le ragazze a proposito di violenza a denunciare sempre, senza esclusione, e nello stesso tempo però uomini a fare in modo che sia agevolato il percorso delle donne, il protagonismo delle donne, non certo con le quote rosa, che ovviamente sono uno schiaffo alla donna, ma attraverso evidentemente una consapevolezza. Io devo dire che quando leggo che denunce da parte di alcune associazioni per il fatto che nelle giunte non c'è la quota donne riservata alle donne, mi incavolo ovviamente. Perché mi incavolo? Perché vuol dire che chi ha fatto la giunta, i partiti che hanno contribuito a impiegare la giunta, non hanno la consapevolezza del ruolo della donna e del ruolo dell'uomo. Anche questo che deve essere superato. Devo dire con soddisfazione che almeno nella nostra realtà, a Taranto, a Pucciano, a Fagiano, a Mandoria, c'è una presenza significativa delle donne e credo che i vari sindaci, almeno per la conoscenza che io ho di questi amici sindaci, in realtà nel momento in cui hanno assegnato deleghe a delle donne non l'hanno fatto nel principio della situazione giuridica, della posizione giuridica, ma l'hanno fatto nella consapevolezza di aver trovato in donne come Annalisa Adamo a Arco, come Francesca Viggiano, come la Ficocelli, altre donne che ovviamente sono state chiamate
a svolgere il ruolo di assessori per che cosa? Perché hanno un vissuto professionale importante che possono evidentemente trasmettere alle nuove generazioni, sia donne che uomini. Ecco allora che su questo noi siamo chiamati a riflettere e siamo chiamati a riflettere ulteriormente. Per cui, quando domani sarà firmata il protocollo di avvio della rete, alla quale hanno aderito, aderiranno sicuramente i comuni della settimana della donna, ma io credo che in primis, perdonatemi questa sottolineatura, aderiranno la Giunta di Taranto e il Comitato per la Qualità della Vita, che non è di Taranto, è a livello nazionale. Ovviamente io credo che quando saranno costretto questo protocollo, è chiaro che si creeranno le condizioni per continuare a lavorare sicuramente su questi principi, sicuramente nel solco della parità, ma ovviamente intendendo la parità una delle tessere del grande mosaico, il mosaico della conoscenza e della vivida vita. Grazie. Ieri sera abbiamo fatto tante cose, fra l'altro ho visto che c'è stata anche questa, la voglio sottolineare Antonella, riprendo un attimo, io ieri sera sono rimasto molto colpito dal fatto che l'assessore di Pulciano, prendendo la parola, a un certo momento si è emozionato, fatto che un giovane assessore si emozioni nel prendere la parola, questo significa che evidentemente lei, come anche tante altre, sentono la responsabilità di coprire un ruolo, ma sentono anche l'impegno di operare a favore della comunità. Grazie Carmine, grazie. Ci vuole un altro applauso per il Presidente Carucci per la sua sensibilità, grazie. È apprezzato. Forse ci vorrebbe qualcosa da mangiare. Allora, adesso segue, do la parola all'assessore alle pari opportunità di Faggiano, la dottoressa Mariero, grazie. Grazie, buonasera a tutti. Mi unisco ai ringraziamenti fatti poc'anzi dal vice sindaco, in maniera egregia ha ringraziato tutte le associazioni coinvolte, l'associazione Zonta Club di Taranto, il Comitato per la Qualità della Vita, grazie al comune di Manduria che è il comune capofila in questa bellissima settimana della donna e grazie a tutti i comuni che insieme al comune di Faggiano hanno fatto rete. Un ultimo ringraziamento vorrei rivolgerlo alle nostre ragazze che questa sera avrebbero dovuto essere le protagoniste di questo convegno, piccole donne in politica. La pandemia ci ha costretto a rinunciare a tante cose, tra queste il contatto umano. Non abbiamo voluto però, nonostante tutte le restrizioni, rinunciare ad onorare gli impegni presi e non abbiamo voluto non onorare il lavoro che avevano svolto fino adesso. Quindi abbiamo voluto comunque farle partecipare, anche se da remoto, attraverso un video. A loro va il mio ringraziamento e credo il ringraziamento di tutta l'amministrazione comunale. La serata di oggi, piccole donne in politica, va ad inserirsi, come detto più volte questa sera, in un progetto chiamato Educarci per Educare. Il comune di Manduria, insieme a tutti gli altri comuni e le associazioni coinvolte, ha ben pensato quest'anno di non ridurre la festa della donna ad una sola giornata, come diciamo più volte dovrebbe essere onorata tutto l'anno, ma bensì ha pensato di onorarla per diverse serate all'interno di una settimana. Sono state toccate più tematiche che riguardano il ruolo della donna nella società contemporanea. La donna in politica, questo è un tema delicato, tanti passi avanti sono stati fatti nel corso degli anni, ma tanto ancora c'è da fare. Faceva il vice sindaco un passaggio da alcuni dati che sono stati pubblicati dall'ANCI, aggiornati al 27 gennaio,
che riportavano appunto che solo il 15% dei sindaci sono donne, mentre il 28% dei vice sindaci sono donne, mentre per il 34% dei consiglieri la carica è ricoperta da donne e il 43% degli assessori sono donne, e tra queste solo una piccolissima parte è stata investita così di incarichi di assessorati di peso, chiamiamoli così. Non c'è molto da meravigliarsi, perché tanto è stato fatto, come dicevo prima, ma tanto ancora c'è da fare. Se pensiamo che solo nel 1946 le donne hanno ottenuto il diritto al voto e hanno dovuto lottare per questo, pensate, per qualcosa che doveva aspettare loro di diritto, così come spettava di diritto agli uomini, perché prima di allora le donne erano completamente escluse dalla vita pubblica, dalla vita politica del paese. Abbiamo dovuto poi attendere fino al 1976 per vedere la prima donna ricoprire il ruolo di ministro, Tina Anselmi. Abbiamo dovuto poi attendere, pensate, fino al 1979 per vedere la prima donna ricoprire un incarico ancora più importante, che è quello di Presidente della Camera. Poi nel 2011 sono state inserite le tanto discusse quote rosa attraverso una legge. Permettetemi di dire che sì, ringraziamo le quote rosa, perché altrimenti poco ci sarebbe per le donne da accedere nella vita politica. Però credo che la presenza femminile all'interno delle amministrazioni dovrebbe essere una cosa automatica, così come automatica è la presenza degli uomini. Quindi potremmo parlare di parità, secondo il mio punto di vista, solo quando educheremo, ed è questo anche un po' il senso del progetto di questa sera, i nostri ragazzi, le nuove generazioni, a non parlare più di uomo e donna, ma a parlare di esseri umani. Vorrei avviarmi alla conclusione dell'intervento per lasciare spazio un po' alla parte più corposa di questo convegno, che riguarda l'intervista delle nostre ragazze alle ospiti, citando un piccolo passaggio del discorso di insediamento proprio di Nilde Iotti, che secondo me racchiude un po' il significato di quello che diceva prima il professor Carlucci, della responsabilità del ruolo che rivestiamo. Nilde Iotti, nel suo discorso di insediamento alla Camera, diceva: «In particolare comprenderete la mia emozione per essere la prima donna nella storia d'Italia a ricoprire una delle più alte cariche dello Stato. Io stessa, non ve lo nascondo, vivo quasi in modo emblematico questo momento, avvertendo in esso un significato profondo che supera la mia responsabilità e investe milioni di donne che attraverso lotte faticose, pazienti e tenaci si sono aperte la strada verso la loro emancipazione. Essere stata una di loro e aver speso tanta parte del mio impegno di lavoro per il loro riscatto, per l'affermazione di una loro pari responsabilità sociale e umana, costituisce e costituirà sempre un motivo di orgoglio della mia vita». Chiudo qui con un pizzico di emozione. Antonella De Marco ha lasciato a me l'onore di introdurre un video realizzato da Zonta Club Taranto e del Comitato Qualità per la Vita, che racchiude le iniziative che nel corso degli ultimi anni, da quando è nata la collaborazione tra queste associazioni e il Comune di Faggiano, sono state portate avanti nel corso appunto del tempo, con il coinvolgimento dei ragazzi delle nostre scuole. Quindi io ringrazio tutti e passo Antonella alla partenza del video. Grazie. Thank you.
Bene, un video a mio parere emozionante, non so se per il sottofondo musicale, però ho visto tante iniziative che non tutte conoscevo, che si sono svolte nel tempo. E ho riconosciuto tra le persone anche colui che adesso sto per presentare, che è l'assessore alla cultura del Comune di Faggiano, dottor Piero Grassi. Sì, buonasera a tutti, ai presenti, a chi è collegato con noi in videoconferenza. Non vi nascondo che mi sono emozionato al guardare le immagini che abbiamo poc'anzi visto, anche perché di strada qui a Faggiano abbiamo fatto per reclamare il diritto delle donne. Questo mi fa piacere far parte, insomma, in qualche modo del gruppo che ha lavorato in questo senso. Confermo quello che ha detto della De Marco, che Faggiano è sempre stata presente e continuerà ad esserlo per quanto ci riguardi. Siamo un'amministrazione molto attiva in questo senso. Devo parlare? Sì. E quindi nulla, mi ero segnato le date giusto per ricordare le vicissitudini che hanno riguardato le donne nel mondo della politica italiana, ma mi ha anticipato Maria. Vorrei segnalare un'altra data quanto importante: il 1975, la Comunità Europea emana le prime direttive in materia di parità di retribuzione e di trattamento. Quindi il quadro che si è prospettato nel corso degli anni non è stato sicuramente dei più belli e non depone sicuramente a favore di noi uomini, insomma. Però questo, sono convinto di una cosa, che questo retaggio culturale non deve condizionarci in nessun modo e non deve diventare la bandiera, comunque uno slogan da esporre o da sventolare alla prima occasione utile o durante le manifestazioni, ma deve farci capire però una cosa importante, deve farci capire da dove veniamo, soltanto e unicamente per migliorare il nostro futuro, la nostra società, e farci capire in quale direzione stiamo andando. Abbiamo il dovere, noi istituzioni soprattutto, ma tutta la comunità, di far comprendere appunto alle nuove generazioni che il passato non deve essere il punto di forza, ma il punto di forza deve essere rappresentato dalle motivazioni, dalle competenze che ogni donna ha e deve avere per reclamare quel posto che appunto gli spetta di diritto, che non c'è bisogno che nessuno regali qualcosa a qualcuno per reclamare, appunto, per pretendere, per prendere quel posto che di fatto spetta anche in funzione delle competenze, come dicevo prima, che una donna ha. È altrettanto importante, però ritengo, sottolineare il fatto che il passato non deve rappresentare un momento di pregiudizio nei confronti di nessuno. Vorrei segnalare però, al di là di questo, altri settori dove la donna dove la donna rispetto agli uomini rappresenta sicuramente un numero importante, il commercio in generale, la scuola dove 4 docenti su 5 sono donne, l'amministrazione pubblica. Quindi ritengo che investire sulle donne, innalzare il loro tenore di vita e responsabilizzarle, credo che sia uno dei processi fondamentali per raggiungere obiettivi di uno sviluppo sostenibile e crescita sociale. Ripeto una frase che ha detto Papa Francesco il giorno 8 marzo, ha detto in un'intervista: la donna all'interno della Chiesa è più importante dei vescovi. Ecco, mi piacerebbe che anche questo pensiero fosse riflesso nel mondo sociale, non che la donna fosse più importante dell'uomo, ma che la donna non fosse vista come una contrapposizione, un antagonista, ma come una figura vicina, una collaboratrice e magari colei che ti aiuta anche ad andare avanti. Grazie. Grazie. Ho stretto, però stretto. Grazie. Okay. Grazie assessore, grazie, sì, per il suo intervento. Adesso entriamo nel vivo della serata.
cioè delle giovanissime intervistatrici che porranno delle domande a due assessori del Comune di Taranto, l'assessore Annalisa Adamo e Francesca Viggiano. Ovviamente, come avevo anticipato nell'introduzione della serata, ci stiamo affrontando questo bellissimo progetto con tante difficoltà, anche stasera, no? Perché per mandare in onda adesso questi video stiamo affrontando proprio delle difficoltà, e che le donne, a quanto pare, sono multitasking, soprattutto le zontiane, scusate, ma un minimo di orgoglio, per affrontare e per risolvere i problemi tecnici. Possiamo? Il nostro tecnico ci è riuscito? Allora, io non vedo Francesca, sì, vediamo anche Francesca. Naturalmente, siccome ci sono dei problemi su due piattaforme di collegamento, prima daremo il video della domanda, qualora loro non riescano a sentirla, dovrò io in un certo senso riassumerla alle due assessori. Preciso che sono in videoconferenza, sono su piattaforma, proprio perché abbiamo tentato di limitare al massimo le presenze in un momento così delicato, abbiamo tentato di allungare i distanziamenti e limitare al massimo le presenze questa sera. Quindi io do la prima domanda per l'assessore Viggiano, quindi vado giù. Allora, Francesca, hai potuto sentire? Sì, sì, grazie Sofia. Non so se Sofia ci vede o comunque ci ascolta, però... Sicuramente sì. Grazie per la domanda, molto arguta, molto attuale. Però Sofia, sostanzialmente la mia vita si divide in tre o in quattro, a volte anche cinque. Casa, famiglia, lavoro in assessorato, lavoro in studio e insomma chi più ne ha chi più ne metta. È difficile, ma non è impossibile. In realtà non me lo sono neanche mai posto il limite, non ho mai pensato di non fare una cosa piuttosto che un'altra. Facile, a volte mi sembra di utilizzare troppe ore al giorno rispetto a quelle che realmente sono poi le 24 ore, però si può fare e si deve fare. Assolutamente è possibile conciliarlo, anche se è molto complicato, ma credo che insomma tanti anni di aspirazioni, tanti anni di studio, tanti anni di costruzione anche familiare, credo che abbiano dato i loro frutti. Ho qualche capello bianco in più, però ce la facciamo. Francesca, ti assicuro che i capelli bianchi non ne hai. E adesso una domanda all'assessore Adamo. Annalisa, il microfono. Hai sentito innanzitutto? No, non sono riuscita a sentire. Mi puoi ripetere la domanda? Sì, allora la domanda era: ti è mai capitato di dover affrontare pregiudizio e discriminazione di uomini in ambiti politici? E mica solo in ambiti politici. Diciamo che tutti noi sappiamo benissimo che
c'è un sottile filo rosso che ci accompagna tutti i giorni, sia nelle nostre attività private che nelle nostre attività lavorative, pubbliche, che è quello del pregiudizio. Intanto il pregiudizio legato alla politica e poi il pregiudizio legato al fatto che siamo donne e che ci siamo dovute conquistare una posizione lavorativa attraverso diciamo così, un surplus di studio, perché non ce lo nascondiamo, dobbiamo superare i pregiudizi attraverso la preparazione, le competenze che di solito una donna ha in misura certamente maggiore rispetto agli standard normali e poi anche rispetto agli standard con gli uomini. Un pregiudizio anche sulla politica, infatti, come diceva Hannah Arendt, ha un senso la politica? Beh, sì, ha un senso la politica e a maggior ragione per le donne, perché il senso della politica è la libertà. E quindi le donne che sono impegnate nella politica sono, secondo me, principalmente impegnate nella libertà e nella difesa della libertà di altre donne, delle nostre figlie, delle nostre diciamo, donne future. Una bellissima dichiarazione è stata quella ci vedeva, diciamo, impegnate come ave delle nostre discendenti. Quindi in questo, diciamo così, il pregiudizio rispetto alle donne va combattuto con l'impegno, con la competenza soprattutto, perché non dimentichiamo mai che lo studio, non dimentichiamo mai di studiare prima di tutto e di impegnarci per garantire la libertà alle altre donne. Grazie Annalisa, grazie. Niente. E adesso un'altra domanda all'assessore Viggiano. Io mi sto improvvisando tecnico, quindi con un po' di pazienza. Non sono riuscita a sentirla, purtroppo. Allora, la domanda diceva: chi è la sua donna preferita in politica in Italia e che cosa l'ha spinta ad occuparsi di politica? Scusami Nella, puoi ripetere perché si sente un po' male. Allora, la domanda era: qual è la tua donna preferita in politica in Italia? Francesco, ti voglio vedere. E poi che cosa ti ha spinto a fare politica? Ma vivente? Fai tu, bella mia. Anche non vivente. La tua preferita, dai. È una parola. Insomma, diciamo che purtroppo, e questo dobbiamo comunque rendercene conto, e dobbiamo farci un esame di coscienza non indifferente. Vediamo che tranne in parte nella destra, e dobbiamo dire che gli unici che hanno in questo governo indicato delle presenze femminili sono stati i partiti di destra, nonostante insomma i partiti Dem abbiano sempre avuto una cultura di crescita dei talenti all'interno dei partiti, però molte donne non arrivano ai livelli più alti della politica, non arrivano purtroppo ad occupare i posti che
contano da un punto di vista anche dell'andamento del paese, perché come diceva Lella prima correttamente, chi fa politica in Italia o nel mondo si assume le responsabilità rispetto a quelli agli andamenti futuri della nazione e anche della crescita dei ragazzi e delle ragazze che si impegnano non solo nella politica ma in ogni altro. Questo è il tuo ritorno però. Sì, grazie. Forse c'è qualche microfono acceso. No, forse Annalisa deve spegnere. Ok, grazie. Però io posso dire che quando c'è stata, si paventava insomma l'elezione di Nilde Iotti a Presidente della Repubblica Italiana, io non sono andata a scuola e facevo le elementari. Quindi se questa domanda, se questa risposta può andar bene, diciamo che abbiamo avuto tanti esempi nel passato, loro magari hanno dovuto anche lottare più di noi per affermarsi, ma il sistema bicamerale più tutta una serie di questioni con i listini chiusi ed altri strumenti creano comunque purtroppo un imbuto per l'accesso delle donne ai livelli più alti della politica. Non me ne voglia nessuno, un esempio diciamo attuale di una donna molto impegnata e anche molto brava in un mondo purtroppo di uomini, che è quello, il mondo tecnico, sicuramente la ministra De Micheli ha dato un'ottima ventata insomma di cambiamento in un ministero come quello delle infrastrutture, quasi sempre predominato da uomini. Abbiamo altre donne a sinistra molto impegnate e molto brave, ma diciamo che vince un po' più il livello locale, se me lo consentite, rispetto a quello governativo, proprio perché c'è poco spazio, non abbiamo segretarie donne se non la Meloni, quindi dobbiamo farci insomma un attimo un esame di coscienza rispetto a quello che è lo sbocco nei luoghi del potere a livello centrale, parlo sempre. E poi la seconda domanda era se fosse facile l'accesso alla politica, non ricordo. No, che cosa ti ha spinto a fare politica? Cosa mi ha spinto a fare politica? Devo essere sincera, sono tornata in Italia dopo aver lavorato all'estero perché volevo incidere nel mio paese, nella mia realtà. Ho avuto i contatti giusti, ho avuto l'ambiente giusto, Lella ne sa qualcosa, abbiamo costruito tanto quando siamo stati insieme nella segreteria provinciale del Partito Democratico, abbiamo creato un ambiente anche molto sano di crescita di tante realtà, spero insomma che dopo la pandemia potremo riprendere tutte insieme a Annalisa, insieme a Lella, insieme a tutte le donne che vogliono impegnarsi a fare politica. Però mi è venuto molto naturale, onestamente è stato il giusto prolungamento di quelle che poi erano le mie aspirazioni come persona, non come politico, non come professionista, proprio come persona, perché fare politica significa semplicemente mettersi in gioco per gli interessi della propria città o della propria realtà, a qualunque livello insomma la si pensi. E chi si impegna nel civismo, chi si impegna per il futuro suo e quello dei suoi figli o comunque di chi la circonda, non può che fare politica a tutti i livelli. E fare politica non significa unicamente candidarsi, essere eletti o fare gli amministratori. Si fa politica, anzi tanta politica si fa proprio quando si è la base, e questo è fondamentale, non ci si deve mai dimenticare l'importanza della base e di quanto sia bello costruire e fare politica, dare gli indirizzi politici a chi poi fa l'amministratore. E io ho avuto la fortuna di aver avuto e di avere tuttora tante persone intorno che mi aiutano in questo percorso. Grazie Francesca, grazie. Adesso grazie a voi. Una domanda ad Annalisa.
Annalisa, penso che tu non sia riuscita a sentire? Non sono riuscita a sentire. Allora, la bambina chiedeva se una donna politica italiana ha problemi ad entrare in politica. Allora, io rispondendo a questa domanda voglio anche riprendere il discorso che è stato fatto prima dall'assessore. I problemi, secondo me, può non averli ad entrare in politica, però questa idea della donna cooperante, collaboratrice, è un'idea che mi piace fino ad un certo punto, nel senso che entrare in politica non è difficile, gli uomini lo consentono, anche perché molto spesso si avvalgono delle competenze delle donne, ma lasciano molto poco spazio alle donne come leader, come capofila rispetto alle dinamiche sia all'interno delle organizzazioni, sia nelle scelte all'esterno delle organizzazioni. Quindi entrare in politica non è tanto difficile, quanto piuttosto rimanere indipendenti, rimanere, diciamo così, anche con un forte senso critico, anche rispetto a quello che è l'ambiente nel quale ci si trova ad operare. Questo molto spesso non è consentito in generale, ma molto meno è consentito alle donne. Infatti il famoso stai zitta, ma che dici, ma perché non ti adegui, eccetera eccetera, è molto molto più spesso rivolto ad una donna. Grazie Annalisa. Niente. Veramente stasera l'unico stai zitto, chiudi, apri, parla, ha avuto l'assessore Piero Grassi. Certo, poverino, è in mezzo. No. Questa sera, tanto per, diciamo, toglierci tutte qualche sassone dalla scarpa, stiamo, in un certo senso, vendicandoci tutte su di lui. Questo per saltare un po' l'attenzione. Allora, Francesca, ci sei? Francesca? Ok, ci sono. Questa domanda adesso è per te. Wow. Chiudete gli audio. Che non ho sentito praticamente nulla. Allora, sorella, se mi puoi venire in aiuto, Francesca, dovresti avere il video di Francesca Di Marco che ti chiede se siamo felici in un mondo in cui in 2000 anni hanno governato solo gli uomini, un mondo con il riscaldamento globale, un mondo con le discriminazioni, le guerre. La piccola Marta
Dicevo, calza a pennello in questa serata, è la figlia di Francesca, anche lei piccola donna in politica per forza, e quindi ti chiedeva, perché accontentarci del 50%? Perché un criterio paritario non potrebbe essere che, siccome per 2000 anni hanno governato gli uomini, che male c'è se per un po' di tempo governano solo le donne? Annalisa, chiudi l'audio. Beh, credo che non vada bene l'esclusivismo, nel senso che è giusto che ci sia una giusta rappresentanza di genere, e quando ti dico rappresentanza di genere significa ogni genere. Diciamo che potremmo essere più felici, potremmo arrivare a dei livelli di felicità molto più elevati, ma non credo al contempo che sia giusto fare una scelta settoriale e quindi un'alternanza netta che non consenta però la rappresentatività. Questo no. Credo che comunque sia ci sia la necessità ovviamente di una presenza femminile forte, ma che sia una presenza di merito, non solo numerica. Non deve essere una questione puramente da quota rosa, passatemi il termine, deve essere un impegno incisivo, se no faremmo lo stesso gioco di chi per secoli ci ha tenute lontane dalla politica. Grazie. E adesso l'ultima domanda per Annalisa. Non si è sentito niente, solo mi degli occhi alla fine. Allora, sempre Francesca Di Marco ti chiedeva nei libri di testo, solitamente ai libri scolastici, i ruoli delle donne nella storia e nella letteratura sono scarni e vengono sempre presentate come la moglie di, la fidanzata di, l'ispiratrice di, l'amante di. Lei chiedeva, non è il caso di inserire più figure femminili nei libri di testo nella scuola italiana, e concludeva dicendo che secondo me Palmiro Togliatti è il compagno di Nilde Iotti. Allora, sicuramente i libri di scuola sono in corso di aggiornamento, un po' perché il sentimento che si sta diffondendo rispetto alla parità è un sentimento che viene proprio dalle nuove generazioni. Io ho una figlia che all'esame di terza media ha voluto portare il femminismo senza che io l'avessi mai indotta a riflettere sulla questione. L'ho fatto lei stessa, ha iniziato il liceo ponendo il problema della parità di genere, lei fa scienze umane e quindi affrontano molto spesso argomenti di questo tipo. Il discorso è che sicuramente c'è una revisione della storia, una rilettura, e dobbiamo essere anche attente noi a che la storia che si sta che stiamo scrivendo tutte quante in questo momento sia trasmessa alle nuove generazioni in maniera decisiva, perché sicuramente le donne nel mondo hanno raggiunto tanti successi, hanno raggiunto il potere, hanno raggiunto l'emancipazione, però ci sono zone del mondo dove tutto questo registra dei ritardi. Se pensiamo al sud,
quante di noi sono figlie di donne che hanno lavorato, studiato e che hanno avuto una loro vita di impegno anche civile e politico. Sono molto, molto poche nel Sud Italia. Quindi sicuramente una rilettura della storia sta avvenendo, i libri sicuramente vengono scritti adesso alla luce di una nuova sensibilità, anche di una nuova prospettiva. Cerchiamo di essere vigili soprattutto per il futuro. Bene, ringrazio la disponibilità dei due assessori Francesca Viggiano e Annalisa Adamo, che saluto davvero. Grazie a voi. Cordialmente. E come vedo, grazie, buonasera e buon lavoro. Fate un grande lavoro, grazie. Grazie a voi. A presto, spero di abbracciarvi presto. Speriamo in presenza. Magari, era quello che volevamo. E, la serata sta quasi, la serata sta quasi per volgere al termine. E, come abbiamo accennato prima, come è stato detto prima, lo Zonta Club si adopera molto sia a livello internazionale che anche territoriale. E, un impegno che svolge egregiamente anche quello nelle scuole. Infatti, Zonta Club Taranto, attraverso il progetto Costruire la cultura del rispetto, anche quest'anno, con grandi difficoltà che potete tutti quanti immaginare, ha prodotto i suoi frutti. Adesso vedremo un video prodotto sempre da Zonta nel contest Don't Touch 2020.
grazie. Noi siamo state molto contente di poter avervi fatto vedere i nostri piccoli lavori che quest'anno abbiamo inviato in sotto forma di questi piccoli video chiamate pillole di Zonta alle scuole di diversi ordini e gradi. Siamo molto contenti di poter dire che alla fine questa serata siamo riusciti a farla lo stesso. Ora io vi devo raccontare una cosa. Anche a me ha fatto molta emozione vedere ieri l'assessore Mandorino emozionata, no? Perché la voce l'emozione nella voce di un componente istituzionale denota umanità, ma le donne si emozionano sempre ed è questo il grande apporto che portano anche alla vita politica, la loro emozione, la loro voce che vibra, il loro essere vicini, empatici e anche a volte fallaci, ma normali, accanto alle persone. E in questo percorso per Faggiano, che è stato accidentato per il problema della pandemia, le bambine che non ci potevano essere, le presenze che dovevano essere limitate, questa giovanissima assessora, Maria Airò, ha brillato per abnegazione, cioè devo dire la verità, questa sera era emozionata, le ho visto anche le lacrime agli occhi, ma in tutti i giorni in cui ci siamo sentite affrontando un problema dopo l'altro, un collegamento dopo l'altro e poi i video delle bambine e poi la diretta, era sempre emozionata, tesa, ma non ha mollato di un solo millimetro. Alla fine è riuscita a portare a termine anche questa serata della Settimana della Donna e non era assolutamente scontato qualche giorno fa. Quindi io chiedo un applauso per lei, per la nostra bellissima vice sindaca Piera Fragnelli e facciamo anche un applauso all'assessore Piero Grassi che stasera in estrema minoranza su questo tavolo ha dovuto sopportarci tutte. Salutiamo anche l'assessore Marica Mandorino del comune di Pulzano, la consigliera Luigia Lamusta e la consigliera Giovanna Tomai del comune di Pulzano. Prego. Il vice sindaco consegna gli omaggi floreali. Ah, ecco, e noi, aspetta Piera, aspetta, ecco. In qualità di Zonta Club, passiamo di là, sì. Omaggiamo il... anche il comune di Faggiano del Gagliardetto Zonta che terrete per comune, non solo a memoria di questa serata ma a memoria anche del nostro impegno anche comune di tutti questi anni e che speriamo sarà rinnovato sia nella rete e ampliato in tutte le volte. Grazie, per noi è un onore. Io rinnovo l'invito e l'auspicio che questo possa essere insomma, l'inizio e la prosecuzione di un cammino proficuo nell'ambito dell'evoluzione della donna. Grazie. Grazie, grazie a noi.
Dobbiamo ringraziare e salutare Carmine. Vuoi fare un breve saluto? Ci siamo? Carmine? Caduto Carmine, no. Sì. Carmine, non ti sento. Scusa, ma non avevamo previsto un programma diverso? No. Come no? Non lo so. Scusa, Antonio. Ma... è chiuso tagliando una parte del programma. Aspetta, non ho capito. Non, mi sa che è caduta la linea. Sì, non riesco più a riprenderli. No, non riesco più a riprenderli, mi dispiace. E quindi possiamo... Sì, il Comune di Faggiano aveva preparato gli attestati per le bambine che saranno poi consegnati ai delegati dei comuni di appartenenza. Sì, eccoli qui. Sì. Allora, ringrazio tutti per averci seguito in questa serata bellissima e invito domani sera alla conclusione di questa settimana dedicata alla donna presso il Comune di Manduria. Invito la vicepresidente dello Zonta Club di Taranto a dare il tocco di campana per la chiusura della serata. Grazie. Thank you.